Siamo arrivati qui, si può dire casualmente, la vita che ci ha portato qua, però è stata proprio la coronazione di un sogno, perché io ho sempre sognato di vivere in un posto con queste colline, dove lo sguardo può andare, diciamo, un po' oltre l'orizzonte. Quando si è arrivati a questa villa è stato un incanto. Appena si è aperto il cancello abbiamo detto siamo arrivati, questa è casa nostra. Così ordinato in un posto sì pieno di cultura con tutti questi paesini bellissimi, coincide con la nostra ideale di vita, perché la famiglia qui può vivere serenamente in campagna, ancora a contatto con una realtà vera. Rosanna ha sempre lavorato nel campo alberghiero da quattro generazioni. Quando io l'ho conosciuta io lavoravo nel campo edilizio e comunque si accomuna molto bene, anche perché una villa come questa specialmente ha bisogno di continui restauri, manutenzione. E dal primo figlio venne questo desiderio di accomunare lavoro, famiglia. Ma accomunare anche quello che Rosanna diceva sempre, io ho sempre amato il mio lavoro, ma la reception, stare davanti, accogliere le persone, parlare con gli ospiti. Noi abbiamo quattro camere, una bella camera matrimoniale che ha la vista sulla Badia Passignano, quindi è molto, diciamo, molto romantica. Abbiamo un bellissimo loft accanto alla piscina, che è praticamente una finestra sul Chianti perché ha delle vetrate ampissime che permettono proprio di rilassarsi nel soggiorno godendo di un panorama, ecco, incantevole. È adattissimo per le famiglie perché dispone di una piccola cameretta dove, che può ospitare due ragazzi ed essendo accanto alla piscina permette una certa libertà alla famiglia. Poi all'interno della villa abbiamo una suite che invece è più elegante, con i colori sul rosa, perché aveva i colori originali che abbiamo trovato del Settecento, sono stati restaurati e quindi abbiamo ottenuto un po' questo modello ed è più elegante, forse più adatta per magari lune di miele o d'anniversari. Ma abbiamo anche la suite Sernigi, che è veramente molto spaziosa, con un soggiorno molto ampio e permette di potersi rilassare magari leggendo un libro, e anche questa ha un fascino particolare perché ha la vista sul parco proprio di fronte al nostro leccio di 500 anni. La storia, il fatto che prima era una fattoria, poi è diventata una residenza estiva per i nobili di Firenze, che qui hanno lasciato anche il lampadario che c'è all'interno del salone, che è appartenuto a una principessa, e questi alberi che hanno 700 anni, la nostra cipressa qui nel parco è uno fra i più antichi d'Italia. E tutto questo contribuisce a far respirare la storia del nostro paese, quindi ci aiuta ad offrire quell'accoglienza proprio segnata dalla tradizione italiana, noi, la nostra famiglia, col contributo di questa splendida villa.